Presidente, a Mosca vediamo che ci sono crescenti divisioni militari. Il capo della Wagner parla contro Gerasimov, il capo degli stati maggiori congiunti. L'impressione è che gli scacchi militari che la Russia sta subendo sul campo stanno diventando difficoltà politiche per il presidente Putin al Cremlino. Lei crede che questo è uno scenario che può portare Putin ad accettare un negoziato? Parliamo dell'approccio verso la gente. Questa gente è stata mandata sulla nostra terra a uccidere. Non sono motivati. Voi sapete che hanno coinvolto, mobilitato anche decine di centinaia, di migliaia di persone che erano in prigione, di criminali. Voi sapete che non riescono a tornare, non possono neanche scappare dagli spari, perché se tornano, se retrocedono, vengono fucilati. Ed è importante, noi ovviamente li vediamo come nemico perché vengono con la guerra, però in questo vediamo anche l'approccio loro verso la gente. Quando lei chiede, serve a Putin? Sì, perché questa gente mobilitata, giovane, che sono stati forzati a combattere, a fare la guerra a noi. Se vediamo cosa è successo in Ucraina, vediamo la gente in fila per andare a combattere, per difendere le famiglie, e da loro invece la gente è stata costretta, è stata portata a forza sul campo di battaglia. La gente non è motivata, scappa, non combatterà, e ovviamente l'amministrazione militare non può neanche ucciderli tutti quanti, però possono uccidere invece i criminali che sono stati utilizzati, mobilitati dalle prigioni. Serve. Putin perde sul campo di battaglia costantemente. L'uscita c'è, sicuramente, la vedo uscita c'è, perché ci saranno le azioni di controffensiva, respingeremo i russi, e quindi in questo modo il suo sostegno interno indebolirà e lui cercherà altri passi, e sono sicuro, perché noi siamo motivati e diventeremo ancora più motivati, e in parallelo organizziamo il summit per la nostra formula di pace e cercheremo di avere più possibile specialisti per fare questo piano reale, come introdurre alcuni punti, introdurranno senza rappresentanti della di Russia, alcuni, per alcuni ci serviranno rappresentanti della Russia, e quando noi staremo sul confine della Crimea, il suo sostegno all'interno della Russia diminuirà, perché le persone che lo circondano presseranno su di lui in modo che lui deve cercare la via d'uscita.